perché la gente non si ammazzi, lì ci mettono le transenne, ci mettono le barriere, delle barriere, fanno in modo che non si buttino, che ci pensino. È difficile scavalcarle, scavalcare i muri, fanno anche dei muri, dei muretti bassi per le galline, per i movimenti degli animali piccoli, ma sono deterrenti, come dicono, per chi vuole buttarsi, per la gente, se volesse casomai ammazzarci, sì, non è detto che non ci riesca comunque. Allora mettono delle reti solide, quelle della conigliera, poi per gli animali più grandi, un gibbone, due gibboni, mettono quelle che possono, alte, alzano le reti in modo che siano alte, fanno degli sforzi, in modo che ci sia anche una distanza da dove si cade, uno spazio, come un gioco, un lasco, una specie di fossato che scavano o possono non scavarlo, magari c'era già prima e loro ne approfittano. Allora vanno molto indietro e allineano delle punte respingenti, altrimenti del filo spinato o elettrificato, oppure sia spinato sia elettrificato, entrambi, in modo che la gente non possa ammazzarsi, che se vuole buttarsi giù si prende la corrente, la scossa, salta in aria, frigge, lì brucia, non si butta e non può buttarsi, viene respinta, si attacca come la pelle del pollo a tegame. Mettono un militare ogni 7-10 metri con la baionetta, il fucile, la mitraglietta, la beretta, fa la staffetta per fare la guardia, perché spari se loro si provano, se provano ad avvicinarsi. I piantoni gli sparano perché non si ammazzino, questi e quelli. Uno non si butti giù, non ci pensi, per fare smettere la gente, smettere di pensare queste cose, bisognerebbe entrarle nel cervello per risparmiare tutti i muri, ringhiere, grate, i cordoni, i fili, i soldati. Sarebbe più facile, forse è più facile. Questa era la lettura introduttiva. Passo la parola a Massimiliano. Allora, ci atterriamo un po'. Buonasera a tutte e a tutti. Allora, io scherzando qualche giorno fa, non ricordo più con chi, ho detto questo è il libro più atteso, di poesia più atteso, anche se è un libro di poesia, però poi ne riparliamo, più atteso degli ultimi anni, perché effettivamente è un testo che ho conosciuto proprio agli albori, ricordo Serate Carbonare in cui leggevi, in particolare il testo che leggerai dopo, per cui armato di un oggetto apposta, e in qualche modo ho pensato, questo è in realtà nel fiume Marco Giovenale, perché Marco Giovenale è di fatto un fiume, io ho pensato a Rio delle Amazzoni, no? Che è questo fiume che è tutto tortuoso, eccetera, però ha un corso principale e poi una quantità enorme di rami laterali. Ecco, questo oggettistica mi sembra che rientri nel fiume principale, questo è Rio delle Amazzoni. Poi ci sono tutta una serie di progetti che Marco porta avanti, da molti anni, che potrebbero essere identificati come i rami laterali. Anche la consistenza stessa del libro, no? Cioè, dà una certa indicazione. Di solito siamo abituati a testi più smilzi, come consistenza. Qua si vede che c'è una lunga stratificazione e poi magari lo dici tu, c'era una lunga anche progettazione. E in questi, Marco è una specie di, oggi va di moda la definizione albergo diffuso, io lo potrei definire un poeta diffuso, cioè nel senso che appunto lavorando su più fronti, no? Banalmente questo, il fronte della semi-writing, del FLARF, il glitch, cioè quelle cose che fa su internet, perché non stiamo parlando di libri, e mi è tornata in mente una vecchia definizione, diceva Giorgio Manganelli, ognuno di noi è, Marco ovviamente non sfugge a questo, una federazione di io riuniti provvisoriamente sotto la bandiera di un nome e un cognome. Qui di Marco Giovenale ce ne sono, credo, uno però quasi per ogni libro. Questo di oggettistica, secondo me, non dico che è il vero Marco Giovenale, ma è il Marco Giovenale con più maiuscole, forse potrei dire. Allora, che cos'è oggettistica, oltre che appunto un richiamo, come dire, merceologico? Normalmente un negozio di oggettistica è un negozio dove c'è tutto, più o meno. C'è una definizione di negozi particolarmente forniti negli Stati Uniti che è you name it, we have it, cioè voi ci dite la cosa, ci date il nome e noi ce l'abbiamo. Questo più o meno qua dentro potremmo ragionare, cioè potremmo fare un paragone di questo tipo, c'è più o meno tutto e il contrario di tutto in questa oggettistica. Allora, un po' così a volo d'uccello direi, prima cosa, ovviamente il termine oggettistica mi ha fatto subito pensare a un catalogo. Questo è una sorta di catalogo delle scritture possibili per alcuni aspetti. B, una sorta di catalogo del presente, perché del presente linguistico soprattutto. Cioè c'è una vocazione
classificatoria ed enciclopedica nella scrittura di Marco, che qui, come in nessun altro testo, emerge tutta la massima chiarezza. Tanto è che ci sono tre testi che si intitolano: uno, dichiarazione, incredibile per un poeta che si dichiara non assertivo, uno, precisazioni, e un altro, definizioni. Il fatto è interessante questo, proprio perché rimanda immediatamente all'idea di prendere posizione nei confronti del mondo. In realtà non è esattamente così, perché, lo diciamo subito, non c'è un soggetto che parla e prende una posizione sul mondo, c'è una serie di linguaggi che parlano e che vengono organizzati con la stessa logica associativa con cui può essere organizzato un negozio di oggettistica. Lo so, io penso a quegli impori cinesi che tanto ci piacciono, dove entriamo e troviamo tutto e compriamo, eccetera, eccetera, e dove la catalogazione non è chiarissima, perlomeno a me che ci entro, sono abbastanza disorientanti, e tanto è che bisogna chiedere, no? Dove ci avete, eccetera, e qui credo che in qualche modo funzioni allo stesso modo. Il termine oggettistica rimanda a due cose, quantomeno: a un'idea di letteratura neo-oggettiva, in cui non sono i soggetti a parlare, ma gli oggetti stessi, cioè gli oggetti linguistici, naturalmente, non le cose, ma anche all'idea che, appunto, trascorriamo dentro questo testo osservando come se fossero dei collage o degli elementi, delle immagini in successione, appunto, degli oggetti verbali. Più o meno avete ascoltato prima, il primo testo, c'è un elemento fortissimo che ritorna, non in tutti i testi, ma che era una chiave di apertura che si ritrova abbastanza spesso nei testi successivi, che è quella dell'ironia. Allora, qui c'è una situazione paradossale, che tra l'altro è una specie di apologo raccontino per alcuni aspetti, in cui c'è, per evitare che le persone si suicidino, vengono messe delle reti elettrificate che le uccidono, o addirittura una sorveglianza armata che spara a chi vuole uccidersi. Questo per evitare che le persone si ammazzino, fondamentalmente. Cioè, ammazzare per evitare che si ammazzino. Ossia, da subito si crea un paesaggio che, se proprio volessimo in qualche modo riportarlo alla rappresentazione, alla raffigurazione, cosa che poi ci torniamo su questo discorso, cosa che non è in realtà, però volendo, proprio forzando, ci abbiamo di fronte un paesaggio in qualche misura che dovremmo definire, non so, post-apocalittico, distopico, eccetera, ma che in realtà è il nostro presente, cioè non c'è, cioè una catastrofe che non è avvenuta, ma è sempre in corso, cioè è sotto i nostri occhi. Questo è un po' l'idea, per cui c'è il paradosso, appunto, per evitare, io l'ho detto in questi termini, la libertà di ammazzarsi, si ricorre alla violenza di qualcuno che ti uccide al tuo posto. L'oggettistica, questo camminare, diciamo, dentro il negozio, chiamiamolo come vogliamo, in questo gigantesco negozio di oggettistica, che è poi la realtà in cui stiamo, fatta di merci, si potrebbe pensare all'idea di un flusso. Io prima ho usato il termine fiume. In realtà è un flusso molto curioso, perché è un flusso discontinuo. Si capiva, credo, perfettamente anche nel primo testo che ho letto, e poi anche in quelli che qualsiasi testo che leggerà dopo, davvero, perché c'è una continua costruzione, per alcuni aspetti paradattica, cioè c'è cioè una successione di frasi, eccetera. Tant'è che il termine sequenze, quando Marco lo usa, io lo leggo proprio in questi termini, non nel termine narrativo, quello della cinematografia, ma proprio nel termine della successione pura, per esempio, della matematica. Però questi spezzoni, mettiamo in questi termini, vengono accostati l'uno all'altro, ma con micro variazioni interne che sono spesso ipodattiche. Per cui anche nel testo di prima c'è sì la costruzione paradattica, ma poi, appunto, le spezzature, gli shock interni che sono invece dati da imputarsi. È un testo di forzo, uno degli ultimi testi che lo compongono, dicevo, è un testo, un libro fatto di frasi. Lui dice: in letteratura usano le idee, adesso sto citando un po' l'ingrosso, si usano le idee, io non ho idee, non si sa chi poi che dica io, però insomma lì sembra come spuntare fuori
l'architetto del libro che dice: questo libro è fatto di frasi, fondamentalmente, la lettura è fatta di frasi e di idee, ma io le idee non ci ho messe perché non ce l'ho, ci metto soltanto le frasi. Ossia, appunto sottraggo, come dire, nascondo, cancello, eccetera, il soggetto che organizza, che dice, che parla, eccetera, ma fa parlare, cioè mette insieme tutti questi oggetti verbali e gli dà voce. Tant'è che molto spesso nella costruzione stessa delle frasi c'è una sorta di instabilità. Per cui non si capisce effettivamente chi sia il soggetto di alcuni predicati, cioè c'è un flickering quasi, uno sfarfallio linguistico e sintattico, per cui non si capisce perfettamente, come se l'immagine non fosse a fuoco, no? La lingua, io pensavo che ci fosse una sorta di rappresentazione di stati instabili della, non della materia ma della lingua, cioè di questi, come se quando la materia non è definitivamente solida o definitivamente liquida, sono stati di passaggio. Qui la stessa sensazione ce l'ho rispetto alla lingua. Mi fermo un attimo, rileggi, per favore. Mi alzo per far arrivare magari meglio la voce giù in fondo e leggo tre testi che stanno verso la fine, che appunto uno di questi è quello che ha citato Massimiliano. Li leggo in sequenza perché sono tutti con lo stesso titolo, sul gioco, però sul gioco 1, 2 e 3. Il gioco è bello quando dura poco, poi lo si rimpiange. Ti ricordi quando giocavamo? Sarebbe stato bello continuare. I proverbi sono inaffidabili, durano poco, poi li si rimpiange. Ti ricordi il proverbio? Sul gioco 2. Ho preso partito per le cose e per le frasi, chiuse fuori, soprattutto le cose, restano all'addiaccio. L'addiaccio consiste, può essere fatto consistere, in frasi. Alla fine è molto semplice. Gioco 3. È tutto molto chiaro, si tratta di frasi, faccio delle frasi, in letteratura spesso non ci sono frasi ma idee, e le frasi sono pervase di idee, io non ho idee. Tutta vita, dopo il semaforo è tutta campagna, dopo il semaforo è tutta enciclopedia, da qui in poi è tutta campagna, da qui in poi è tutta enciclopedia, da qui in avanti è tutto cambiato negli ultimi 30 anni, da qui in avanti è tutta enciclopedia, da 30 anni è tutta enciclopedia. Passata l'enciclopedia è tutta campagna. Dopo l'enciclopedia c'è soltanto la campagna con il suo sapere enciclopedico, diretto, eterodiretto, le erbe, gli uccelli, gli insetti, è tutta campagna. Poi dopo 30 anni non c'è più campagna. Da qui in avanti è solo enciclopedia. I nomi, da qui in avanti cominciano i nomi, gli insetti, le erbe, cominciano le ruberie, cominciano i ti faccio vedere, gli assessori, da qui in avanti è tutto assessori. 30 anni, tutto assessori. 30 anni fa non c'era neanche qui. Prima qui era tutta campagna, città con macchie di campagna, nella preistoria, prima, lo dice la parola, prima, neanche a parlarne, prima della parola, neanche a dirlo o a parlarne. Adesso nel cortile ci sono le galline, razzolano in 6, 7, sono grasse e marroni, solo adesso, da qui in avanti è tutto cenozoico, animali ibridi, pezzi di vegetali staccati, mischiati, una spora lì, un ramo qui, un corallo nel becco, una scansione inattuabile, irrealizzabile, dei pezzi. Pezzi che restano sconcertati sul tavolo anatomico, sull'inameno tavolo anatomico. Tra i pezzi respirano, c'è il respiro grosso nel cenozoico, si respira male, sballano le galline, bollono nella campagna, passano il vitto, passa uno, due, è tutta enciclopedia. C'è poco cibo, si stanca, tre, si vede come intorno, come fosse intorno, saranno 6, 7, saranno 4, si vede come intorno a un disco, tutto è diventato enciclopedia, forse anche in meno di 30 anni, il disco si vede come intorno al disco. Allora, il testo che appena letto non ci eravamo messi d'accordo, ma è perfetto perché mi permette di darvi conto di uno dei meccanismi con cui sono costruiti questi testi, che è quello della sostituzione. Ora, la frase, molto spesso si parte da una frase fatta da un luogo comune, come in questo caso, no? Qui una volta era tutta campagna, che viene immediatamente sostituita dal termine enciclopedia, tanto per tornare a prima, a quello che dicevo casualmente, che poi viene sostituito da altro, cenozoico, poi ritorna campagna, eccetera, eccetera. E molto spesso succede questo, chiaramente questo genera sì, un pure semplice meccanismo ironico, vi vedevo sorridere, ma ovviamente riproduce o innanzitutto svuota di senso ulteriormente
la frase fatta, cioè la mette in mostra la sua insensatezza e in qualche modo la ricostruisce, la riattribuisce un senso quantomeno provvisorio. Ora, uno dei meccanismi di costruzione di questi testi è appunto la sostituzione. In questa sorta di panoramica sul processo della scrittura, perché poi l'oggettista, io lo leggo anche in questi termini, non è tanto, non conta tanto il prodotto finito quanto appunto il fatto che vengono messi in mostra dei procedimenti, dei processi, appunto il flusso, anche se con tutte le variazioni che dicevo prima, con gli shock possibili, più del prodotto finito e definito. E un altro meccanismo abbastanza tipico è, credo, qui forse si vedeva meno, è il cut-up, cioè la costruzione, ricostruzione, prelievo da chissà dove, i materiali non sono mai esibiti, in alcuni casi in testi passati di Marco sì, qui non sono evidentissimi, che vengono poi rimontati, appunto investiti da questo processo di sostituzione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è un continuo montare e smontare la lingua per produrre o per metterne in mostra sostanzialmente l'insensatezza, soprattutto quando la sensazione è che ci siano così lacerti di conversazioni orecchiate qua e là, no? Qui una volta da tutta campagna è classica espressione che si può sentire sul treno o un autobus in periferia o cose di questo genere. Oppure, dicevo, per produrre nuovo senso, eventualmente, sia pure eventualmente paradossale, quindi o svuotamento o riproduzione di un nuovo senso. Qualche anno fa Marco aveva pubblicato un testo che si chiama Il paziente crede di essere, e nella definizione che dava di quei testi c'erano forme intermedie. Queste si possono definire forme intermedie. Ora magari adesso qualche domandone. Io l'avevo letto quelle intermedie anche come intermediari, cioè nel senso che il richiamo all'immagine, all'uscire dal testo per andare verso l'immagine, bucare letteralmente la pagina, è continuo. Cioè è molto evidente che alcuni procedimenti non sono tipicamente letterari, penso banalmente al glitch, no? All'estetica dell'errore, e vengono da altro, insomma, per esempio dall'estetica della musica, e cioè in realtà viene dalla tecnologia e poi viene importata nel campo musicale e visivo. Questo è un esempio. Però a proposito di forme ibride, c'è a un certo punto una dichiarazione in cui c'è scritto sarà poesia? Non sarà poesia? Se la poesia è morta, basta funerali. Ecco, mi sembra una definizione perfetta, è morta, basta con questo funerale continuo che la poesia è morta ogni anno, che ogni estate la poesia muore, poi risorge evidentemente, non muore mai, bisognerà abbatterla probabilmente a questo punto. Al termine del testo c'è scritto, però c'è un'avvertenza, una nota, in cui si dice attenzione, questo non è un libro di poesia, ovviamente, cioè io l'ho presa anche in termini sciampiani, no? Questa non è una pipa, però anche se ci sono delle cose che possono far sembrare magrittiane, scusa, non a caso, dicevo, anche se alcuni elementi della pagina posso farlo sembrare, cioè il fatto che si vada a capo, la giustificazione, la mancanza di giustificazione a destra del testo, cioè potrebbe far pensare alla poesia. Allora il domandone naturalmente è: che roba è? È poesia, non è poesia? Allora, oggi mi veniva, facendo il caffè, pensavo, allora, ma cioè spesso si accapiglia nel mondo delle lettere e soprattutto della poesia perché chi fa un certo tipo di testualità come questa, per esempio, sembra mettere ai margini chi invece fa poesia, va a capo e fa la poesia con la maiuscola o senza. Io pensavo che un po' si tratta come, secondo me si tratta di una confusione, nel senso che è come se uno invece del tè facesse il caffè. Allora, quindi io sto preparando un caffè, non sto preparando del tè. Non è che ti devo offendere se io sto bevendo un'altra cosa diversa da tua, è proprio un'altra cosa. E questa alterità non vuol dire, cioè
perché altrimenti, perché chiaramente tutti si offendono, perché? Perché il caffè è di sinistra e il tè è di destra, e quindi se mi costringi al tè, poi mi dai del fascista. Non è questo, è che stiamo parlando di due binari completamente diversi, e che credo si capisca quando uno li legge, che non è la stessa cosa che legge Pinco o Pallino quando dal palco prende la parola in un festival, quale che sia, di poesia. Dopodiché, di che oggetti si tratta all'interno dell'oggettistica? Si tratta di qualche cosa che cerca di fare del discorso relativo ai generi letterari un discorso, come è probabilmente, vuoto. Cioè un discorso che non è più interessante più di tanto. Non riguarda più di tanto le nostre vite, perché siamo immersi in un flusso di scritture, soprattutto poi da quando la tecnologia digitale ci ha messo di fronte a una quantità impressionante di materiali, che si rovesciano uno nell'altro. Abbiamo a volte la percezione di un accapo laddove c'è semplicemente la spezzatura dello schermo, perché se tu hai uno schermo di queste dimensioni ti accorgi dove sta la poesia e dove no, ma se tu hai uno schermo di queste dimensioni ci sono degli accapo che improvvisamente sembrano creare degli enchantment miracolosi che non esistono, e noi ovviamente sovrainterpretiamo, ma questo va anche bene. E adesso chiaramente mi sono concentrato sui due macrogeneri che tengono non tengono in piedi il mercato, almeno uno dei due no, però tengono sicuramente banco nella discussione, a volte nei litigi in rete o fuori dalla rete, cioè la poesia e il romanzo, per dire, o la poesia e la narrativa genericamente dicendo. Però si potrebbe parlare della stessa cosa per il teatro, alcuni di questi testi probabilmente potrebbero essere messi in scena, sì. Non so se un film abbastanza distopico, sì. Però sicuramente delle pièce teatrali brevi potrebbero avere senso. Quindi secondo me sono degli oggetti che sfuggono anche alla stessa natura delle discussioni che normalmente incontriamo passeggiando per i boschi letterari, e che quindi incarnano anche in senso più generale, non soltanto microtestualmente, un'idea di uscita dalla chiusura nell'idea di genere letterario come elemento costitutivo. In realtà ormai il genere letterario, peraltro, e qui poi vi passo la parola a Massimiliano e chiudo, il genere letterario in realtà funziona più che altro ultimamente, e è un ultimamente che sono decenni che gira nelle nostre teste e davanti a noi quando entriamo in libreria, funziona quasi esclusivamente o esclusivamente come unità di misura merceologica, cioè dove stanno i romanzi, dove sta la poesia. È un fatto di scaffali, è un fatto di orientamento del libraio e del lettore di conseguenza. Ma in realtà noi viviamo nella nostra coscienza bergsonianamente fluida, ecco, non mi veniva la parola, una realtà che è molto meno segmentata. No, tra l'altro sì, questa classificazione è puramente merceologica, sarebbe interessante entrare in libreria e chiedere: buongiorno, dove sono gli oggetti testuali? Così, finalmente verremo cacciati a pedate, non lo so. La cosa divertente è che, ma per me è molto difficile spesso spiegare quando mi si dice che cos'è questa roba, prosa. Quindi romanzo, no, è prosa, che è una cosa diversa, e perché ancora non abbiamo trovato il termine probabilmente. Il problema è che noi continuiamo a usare, questo lo dico da tempo, dei termini che se si riportassimo al mondo dell'arte sarebbe saltato tutto il problema, nel senso che nessuno oggi presenta un'installazione come pittura, cioè, sembra abbastanza evidente, o come quadro, però nel campo della letteratura abbiamo questi due totem, poesia e romanzo, e da quelli sembra che non riusciamo in qualche modo a uscire, per cui la prosa è per forza romanzo, anche se c'è tutto, abbiamo dietro secoli di cose di prosa che non faceva romanzo, effettivamente, oppure ricorriamo, anche se in maniera, cioè io stesso con molti dubbi, a temi post poesia, per dire guarda, questa è una cosa che sta dopo, diciamo, la famosa morte o no della poesia, perlomeno dopo il funerale della poesia, se non dopo la morte. Lui, a proposito di romanzo, se non ho contato mai le pagine, il testo più lungo del libro si intitola Romanzo, che è una lunga digressione attorno a questa parola, fondamentalmente, in cui non ci sono spunti narrativi, e questo è interessante, cioè il gioco continuo
sul termine che viene sostituito qua e là, con, se sostituisce ad altre cose, se magari poi aggiungi un pezzo, tutto vuoi, perché è abbastanza lungo. Però era curioso che, cioè, guarda caso, proprio il testo più e giocando tra l'altro sul doppio significato del termine romanzo, che quello da una parte il testo che tutti noi leggiamo, e dall'altro invece quello delle lingue, appunto, romanze. Per stare ancora un attimo su questo discorso, sì, gli spunti narrativi ci sono, ma sono immediatamente disinnescati. E se volessimo tradurli, come dicevi tu, in un... queste sequenze visive in un film sarebbero a parte piccoli frammenti e sì, vagamente anche distopici come il primo, no? Cioè, immaginate una scena di gente che si vuole ammazzare. Io pensavo prima al Ponte da Riccia, famoso in tutto il Lazio, perché l'uno all'altro numero di suicidi in cui messe delle reti, se non ricordo male, per evitare che la gente si buttasse. Le dovrebbero elettrificare e metterci della sorveglianza armata che spara al primo che sale sul parapetto per tentare di lanciarsi di sotto. Questo sarebbe, mi ha ricordato una vecchia sciocchezza di Eco, che in anni di AIDS devastante nel mondo diceva: sono questi paesi del Sud America, di queste dittature, eccetera, in cui si torturano la gente, eccetera, però per evitare che si attacchi l'AIDS prima disinfettano le lame, stanno molto attenti, eccetera. Se, e in realtà, cioè, la distopia la fai a partire da quello che è intorno, cioè, non c'è poco da fare, non è che la fai così, molto lontana. E un pezzetto del romanzo, poi torniamo del romanzo che sto per completare il romanzo è quasi finito, mi accingo a scrivere un romanzo, il mio romanzo sta per essere pubblicato, il mio primo romanzo, il secondo romanzo, quando ancora non avevo scritto il mio primo romanzo, quando avrò scritto il mio primo romanzo, senza il romanzo, con due romanzi nel cassetto, dormo con un romanzo sotto il cuscino. Il romanzo e la poesia, sotto il romanzo preferisco i romanzi alla poesia, la poesia soprattutto, ma non sopra il romanzo, sotto il cassetto del romanzo, preferisco la poesia ai romanzi, non mi piacciono i romanzi, ma i romanzi sì, e non mi piace la poesia, in quel romanzo si gioca i dadi, io leggo soltanto romanzi, mi manca una decina di pagine e poi finito il romanzo, sto leggendo un romanzo, da quel romanzo è stato tratto un film, dal mio romanzo verrà tolto un film, poche righe, ancora il romanzo è finito, è la fine del romanzo, non ci sono più romanzi, la gente non scrive più romanzi, la gente non legge più romanzi, la gente legge solo romanzi, i romanzi hanno egemonizzato la letteratura è fatta solo di romanzi, esistono solo i romanzi, senza romanzi non si sa cosa si potrebbe leggere, non ci sono più romanzi di una, dove sono finiti i romanzi di una? Ci sono troppi romanzi, scrivono solo romanzi ottocenteschi, scrivono solo romanzi come si scrive una volta, ancora il romanzo del Novecento, ancora il romanzo... del romanzo, quanti romanzi? Ma perché leggi romanzi? A te piacciono i romanzi? Va avanti. Alcune di queste frasi ammetto potrei averle pronunciate io, come lui, eccetera, come tanti di noi, si legge solo i romanzi, il romanzo ha occupato tutto, tutta la letteratura. Berardino ci ha scritto. Berardino, esatto, cioè, nel senso un romanzo quasi. Continuiamo a molto spesso quando uno dice romanzo, scrittore automaticamente significa scrittore di romanzi. Cioè, il premio Striga a chi lo dai? Esatto, si dà ai romanzi. Adesso anche la voce. Adesso sì, però distinguendo appunto, perché certo, due campi di gioco, però gli oggetti testuali ancora no, cioè prima strego oggetti testuali potremmo lanciare. Allora, un'altra, stiamo un attimo su questo. Allora, proprio la cosa curiosa è proprio qui, mi sembra il meccanismo di disinnesco e di disillusione nei confronti del lettore è abbastanza evidente. Io scrivo romanzo, apparentemente potrebbe partire un flusso testuale in cui si racconta anche vagamente in maniera un po' scombinata qualche cosa, in realtà come avete sentito viene raccontato assolutamente nulla, però c'è, l'ho detto prima, ci sono degli spunti narrativi disinnescati. L'idea a me sembra che ci sia di fatto una messa in discussione della rappresentazione. Cioè il fatto che appunto la letteratura o il romanzo soprattutto abbiano la pretesa appunto di rappresentare quello che abbiamo intorno. Qua davanti a questo paesaggio, chiamiamolo così, questo paesaggio testuale, abbiamo una tale esplosione di immagini, di piani soprattutto, per cui è letteralmente impossibile giocare con la rappresentazione. L'altro elemento che viene a mancare della narratività è il personaggio, cioè quelle vaghe figure che
ora se arriviamo al famoso avvocato, compaiono ogni tanto nel testo, difficilmente riescono ad avere, come dire, la consistenza del personaggio, perché il personaggio dovrebbe avere, in qualche modo, essere portatore di una storia, mettiamola in questi tempi, proprio molto banalmente. In realtà qua no, compaiono sì delle figure che non sempre si capisce tra l'altro se sono umane o no, perché non è detto, che però rimangono appena in embrione, appena accennate, oppure fanno una fugacissima apparizione, come il testo che ora Marco leggerà, però poi non vanno avanti, cioè si crea una sorta di illusione nel lettore: adesso chissà cosa succede, se è volto pagina, in realtà cambia testo, cioè non succede nulla, nel senso, se non a livello sessuale, cioè lì succede qualche cosa, c'è uno shock, c'è una spaccatura, una frattura, eccetera. E, dicevo, mi sembra anche la denegazione completa dell'antropocentrismo su cui è basata poi fondamentalmente la narrativa da sempre, cioè c'è un personaggio essere umano che fa delle cose, si porta appresso una storia, si muove in uno spazio e in un tempo. Sul tempo ci torno dopo, prego. Oggetto testuale fondamentale. Questa tra l'altro è una cosa a cui ho assistito veramente, non te l'ho mai detto, ma succedeva veramente. Avanguardia. In sala d'attesa l'anziano avvocato minaccia l'anziana consorte con una cannuccia, le ripete a bassa voce e educatamente, anodinamente, infinite volte, la parola avanguardia. Le dice impercettibilmente avanguardia, avanguardia, e la tocca con una punta di cannuccia, le tenta il braccio delicatamente, avanguardia, avanguardia. È calmo, è disinteressato. E di avanguardia, parlando di avanguardia, non può non venire in mente la figura degli intellettuali, di cui noi purtroppo sentiamo una terribile mancanza. Andata e ritorno, sequenza degli intellettuali. Vimeo è molto pulito, Vimeo è molto più pulito. Anche se i crampi, l'intermittenza, ma queste sono cose del corpo che c'entra. Bisogna scommettere il giusto e sulla tecnica giusta. Un trucco è guardare i contorni, se non sfarfallano è meglio. Heidegger andava in Grecia, si sedeva composto, mangiava un panino, gli dava sicurezza. Si annuvola, mettono le plastiche sulle telecamere, rischierebbero altrimenti di bagnarsi. Non è una buona idea, manderanno comunque in onda il servizio, è un servizio in diretta. È stato lungamente annunciato, piove, il servizio è già in odore di Pulitzer, il titolo del servizio, piove. Ah, quando c'era Pasolini, che rimpianto. Pasolini gli intellettuali Pasolini, permangono degli intellettuali e si vedono, fanno dei film su Pasolini, una soluzione come un'altra, una soluzione tira l'altra, all'annoso problema che ogni stagione si ripresenta puntuale. Prendiamo un caffè, dicono, prendiamo un caffè, con più slancio, andiamo al caffè, prendono un'aranciata, due tranci di torta, lemon soda, andiamo subito così, andiamo e grandi sorprese. Prendiamo un caffè negli anni 60, c'è Moravia, c'è Pasolini, entriamo nel vivo del dibattito, usiamo degli aggettivi, a volte terminano con istico, entriamo nella, che dura di più, televisione per criticarla da dentro. È per certo un intellettuale, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, gli vanno e vengono come si vede, mettiamo che un pomeriggio, come riservando, come a fiocco, uno abitava al 20 o di rimpetto al 19, Moravia ha una piccola rendita, nelle biografie Pasolini fa il film. Per fortuna gli anni 70, tuttora una sta, e insomma uno sta attento a capire bene, che una strada poi tutti, e ci passano un po' tutti, e si stenta a capire. La situazione si è complicata dopo la tragica scomparsa degli intellettuali. Prima c'erano, poi improvvisamente. Allora la prima cosa che ebbero pensato tutti è stata: saranno scesi un momento, mo ritornano, non ritornavano. Le persone erano molto preoccupate, erano complicate delle situazioni. Senza interpretazione alcuni si domandavano come faremo, l'ascensore era fermo al piano, saranno andati a comprare il latte, i cerini, tipo una tabaccheria, aveva finito, cerchiamone un'altra. Adesso li rivedremo, manca poco, ecco, poco, eccoli. Invece no, anche chiamando i carabinieri ridevano sotto i baffi. Dove saranno finiti? Sono passati giorni, mesi, anni, ormai tutti si sono abituati alla scomparsa, ma all'inizio è stato difficile, si andava al lavoro la mattina con della angoscia. Che dire, che fare, non si sapeva come sfilare i bulloni dai cerchi, aprire le scale e le scale, vendere il merluzzo. Era tutto bloccato, un'intera nazione allo sbando, quasi la guerra civile, facevano delle multe. Per fortuna esce Berlinguer, nel televisore dice 2 mattine, 3-5 minuti, dice state calmi, è tutto sotto controllo, andrà tutto bene. Alla fine degli anni 70 sono entrati tutti, poi non è entrato nessuno. Non era vietato, ma non entravano più. È un po' anche colpa degli intellettuali, quando gli intellettuali hanno capito, sono andati in gruppo. Prima in TV non c'era nessuno, 2-3 presentatori al massimo, 5.
Poi hanno capito che potevano andare, sono andati, prima la telecamera non li riusciva a prendere, all'improvviso sono entrati nell'inquadratura, all'improvviso non escono. Dove saranno, che disperazione, guarda bene, un giorno gli intellettuali torneranno, sarà tutto diverso, essi non venderanno più le penne come si racconta, erano indicibili orrori, facevano specie della specie umana, loro però torneranno uscendo dalla tasca il loro ruolo, finalmente lo avranno, riavranno come società, la società tira un sospiro, essa sorride, va in gita, sui denti, ridenti, motoveicoli, si va al mare, Ostia, Fregene, tutte le mamme ai balconi coi bimbi ridete, nel mentre la primavera guariscono per sempre dalla rinite, altrimenti dopo gli va in crack l'agenda, per allora sbagliano tasto, niente gita, o essi vorrebbero tornare alla ribalta con un'invincibile rivalsa e si risarciscono, o il sole arride loro, vogliono riaversi e fare la vendetta delle ingiustizie subite, durante ciò interpretare la voce del popolo anche in sua assenza. Quadro, esclamano, c'è un attimo da aspettare che torni il tecnico, poi accadrà. Questo documentario è di grande interesse. Vedono un documentario sugli assiri, spiega come manufacevano i manufatti. Andavano svelti anche sui diritti umani, c'era una superficialità e morivano come le mosche. Allora, la sensazione è che, dicevo del tempo, che da questo testo, dai questi testi o meglio, sia in qualche misura stato sottratto il tempo. Il tempo è assolutamente non comprensibile, cioè, come dire, sottoposto a un principio di determinazione, no? Indeterminazione, nel senso che è sfuggente, non è chiaro, tanto è, non a caso appunto, che non è possibile la narrazione, perché la narrazione non si può fare senza il tempo. Si può fare invece un'altra cosa, cioè attraversare continuamente lo spazio, cioè quello che campeggia realmente dentro i testi è, o meglio, gli spazi, perché come avete sentito sono continuamente sovrapposti questi spazi, per cui si passa da un'epoca all'altra come si entra da una stanza all'altra in realtà, oppure si scende e si sale dentro degli spazi, e ha a che fare con lo spazio, per esempio, quella che è uno dei procedimenti più tipici della scrittura di Marco Giovenale, non solo in questi testi, che è quello della materializzazione dell'astratto, cioè un testo che si intitola Angoscia, cioè quando arriva l'angoscia incoppa tutto lo spazio, ma non lo spazio mentale, cioè sembra che occupi in realtà uno spazio fisico, cioè di fatto ogni elemento, anche astratto, e le questioni di contenuto, perché poi dobbiamo tornare sul sottotitolo, se è un sottotitolo, bisognerebbe capirlo, viene sottoposto appunto a una materializzazione, a una effettiva concretizzazione. Per cui non a caso, appunto, c'è un sottotitolo, non l'abbiamo detto, ma spero che tutti abbiate il libro, che è Corpi opachi e questioni di contenuto. Ora, corpi opachi a me sembra l'evidente allegoria dei testi stessi, cioè sono i testi che sono opachi, non sono facilmente interpretabili, li leggo come immagini fondamentalmente, molto spesso ci capita di avere sotto gli occhi immagini che non riusciamo immediatamente a decifrare o non riusciamo completamente a decifrare, proprio per niente, e in questo senso i corpi opachi l'ho letti proprio appunto come testi. Le questioni di contenuto invece oltre che essere ovviamente ironiche, perché di fatto, cioè, mai fatta la poesia di contenuto, è vero. Beh, effettivamente bisognerebbe provare l'effetto che fa, insomma, di nascosto, di nascosto, esatto, perché è un po' il discorso del prima, no? Io non ho idee, faccio frasi, poi se queste frasi, insomma, hanno una presa su quello che c'è intorno, quello che così per convenzione possiamo chiamare realtà, sta a noi deciderlo. Ora, quel testo che ha letto adesso Marco sugli intellettuali ovviamente non è privo di contenuto, cioè nel senso, non è privo di senso, o meglio, ecco, non è privo di contenuto, ma non è privo di senso. Cioè non c'è un contenuto preordinato per cui adesso io dirò delle cose, cioè, perché quello lo fa il poeta tradizionale e anche forse i peggiori tra i poeti tradizionali, quelli che partono a tesi, eccetera. Però c'è
un prodotto che si crea dentro la nostra testa, un senso, un significato, che sono determinati da questo insieme di frasi che fondamentalmente prendono un po' in giro la questione degli intellettuali. Non a caso torna uno, due, tre volte, non ricordo più, il nome di Pasolini. Quando c'era Pasolini, quante volte abbiamo sentito in questi anni Pasolini come assoluto emblema dell'intellettuale, eccetera, eccetera. Quando gli intellettuali sono morti con Pasolini, l'abbiamo sentito migliaia di volte. Qua è evidente che c'è un ritorno ironico su questo. Vuoi già angoscia, tanto per far capire, perlomeno all'inizio, o qualche cosa in qualche modo? Forse che... qualcosa di simile. Intanto una cosa proposito degli intellettuali, c'è sempre l'idea, no? Che appunto è scomparso quello che ha avuto anche il merito di diventare un'icona, perché non è, ovviamente non stiamo parlando di entità a spessore zero, però tanti intellettuali hanno attraversato la nostra storia. Il problema della mediatizzazione di tutta una parte di questa storia è serio, è molto serio, e per esempio ci sono degli intellettuali di spessore altissimo che sono effettivamente poi stati oscurati e dall'editoria, ma anche dalla cognizione generale, da parte appunto di una società che più dello spettacolo di questo non si può immaginare. E faccio soltanto un nome: Giuliano Mesa, che probabilmente molti non conoscono, molti invece sì, e io questo testo l'ho un po' scritto pensando a lui, pensando appunto a chi effettivamente avrebbe potuto, sotto condizioni storiche diverse, rappresentare una guida come lo è stato per chi l'ha conosciuto. A proposito di astratto, leggerei un testo che si intitola Le parti, e un altro che invece è molto concreto, ma è anche un po' buffo, speriamo. Allora, Le parti. La parte che rimane attaccata poi si stacca camminando. Si stacca spesso, succede che si stacchi. Uno non dovrebbe andare in giro con la parte che rimane attaccata, perché poi si stacca. E se si stacca poi si può perdere. E quando si perde ti inseguono per dirti si è persa. E questo è imbarazzante quando si perde. Ci sono poi delle parti che non rimangono attaccate, che non sono fatte per rimanere attaccate, ma si staccano lo stesso. E allora è ancora più imbarazzante. Uno non dovrebbe andare in giro con le parti che rimangono attaccate, che poi si staccano. Se si va in giro in questo modo, poi ci sono delle conseguenze. Le conseguenze poi rimangono attaccate per tutta la vita. E questo è un sonetto, invece, che non è un sonetto, ovviamente. Accadimenti, il sottotitolo è Accadimenti poco noti, o forse figure assolutamente note. Keplero finge interesse. Sartre ha un pollo, lo scruta a lungo, forse anche più di una volta, nel corso di un breve tratto di tempo. Un martedì quasi di primo pomeriggio, James Dean si siede sul terzo gradino contando dall'alto. A Bach succede di starnutire energicamente in un momento inopportuno. Lo stesso accade a Marco Aurelio, con l'aggiunta di un grano molesto inavvertito di muco che prende a dondolarsi da una narice mentre conciona. Idem Cicerone, ma dall'altra narice. Seneca pensa bene di saltellare per evitare il fango della via, e ciò ha un quasi discreto successo. Mao Zedong ascolta il suo interlocutore annuendo con misurata solennità. Baudelaire scaccia una mosca dalla coscia. Kissinger sente odore di canfora nell'armadio. Petrolini tira una diga diagonale su un foglio e a quadretti. Kim Carnes orienta lo specchio del bagno. Elton John fa un fischio. Gandhi pure. E quest'altro, sempre in tema di materialità, però lo devo ritrovare, un pochino più lungo. Il lago, gente al lago. La gente si vuole divertire e non ci pensa, vuole ridere dopo che ci ha pensato. Si ferma sul lago. Il lago è storto, è messo male, forse avranno messo male la cartina, ma guardi fuori, ok, in effetti è sbagliato, va dall'altra parte. Come mai? Chissà, come si potrà mai raddrizzare? Vuole ridere dopo, intanto divertiamoci, è spensierata, tenta di esserlo, se deve. Se c'è da fare una telefonata dolorosa, le unghie attenuano quella sgradevole sensazione, morderle. Scende a prendere il kebab, uno, forse due, è una fonte di gioia non pensare che una volta qui era tutto tuo, o buio, o prima buio poi tuo, viceversa. Ti hanno rubato tutto, non lo recuperi, è perso, pensa, no, a ridere devi pensare. Si vogliono sbarazzare del recupero crediti, dell'intermezzo, dei trompe-l'œil. Vogliono fare una festa dietro l'altra, riempiono l'attico. L'attico è pericolante, ma ci si va per scherzare le feste.
La gente si vuole, così si vuole, e si vuole distrarre, svaga, si conforta con coco, kebab, servizi, agosto, stacca il selciato, pasticceria, confetteria, capriate, dismissori, coordinatori, per orientarsi, per il ritmo volendo, dove c'è il ritmo c'è l'ira, cioè aulos, verticale. Preciso che il sonetto è costituito però, e forse è quello l'elemento del sonetto, da 14 frasi, eccetera, che vedevano. A me la cosa che aveva più destabilizzato era la comparsa di Kim Carson, proprio perché avevo completamente rimosso dalla mia memoria, perché a fronte di Baudelaire, Mao Zedong, eccetera, eccetera, è abbastanza curioso. Ora, io chiuderei dal mio punto di vista, dicevo, questa scrittura fondamentalmente chiama continuamente in causa il lettore, lo mette in gioco di continuo. Marco diceva prima questi testi, e lo avete visto, no? Io penso a quello di prima della cannuccia, dell'avvocato, che dice, poi mi devi raccontare bene l'episodio della Vanguardia. Diceva Vanguardia, però. Vanguardia, dice. Non lo so perché. È notevole. E, sono testi che possono tranquillamente essere portati su una scena, no? Cioè, hanno, come dire, l'ho detto, no? Cioè, una spazialità implicita e una metatestualità, tra l'altro, molto esibita, molto spesso. Per cui effettivamente hanno una loro, producono una sorta di quello che si chiama di effetto di presenza, e hanno, si prestano per alcuni aspetti appunto alla scena teatrale. Però la scena teatrale significa incontro col pubblico, cioè incontro con qualcuno che effettivamente sta lì e reagisce al testo. La stessa cosa vale anche nell'incontro molto mediato, ovviamente, sulla pagina. Cioè il lettore è continuamente costretto a stare sempre vigile, cioè non ci faccio un caso giorni fa. Se io leggo un romanzo, credo che succeda a tutti, ci sono delle pagine in cui io posso tranquillamente andare avanti, cioè leggo effettivamente come nei film, no? Però fondamentalmente non, la tua testa sta da un'altra parte. Qua no, cioè c'è la necessità di stare continuamente con gli occhi aperti a subire questi shock della scrittura a cui sollecita il testo. Che mi mettono, a me lettore, mettono in gioco completamente, cioè mi chiamano in causa a ricostruire in qualche modo il testo, il senso, a percorrerlo. Qui dovremmo riaprire il discorso sulla questione del testo installativo, eccetera, però in questo senso, proprio perché il testo è costruito soprattutto su una misura spaziale e non temporale. Quindi qui, secondo me, il lettore davanti a questi corpi opachi è chiamato continuamente a interpellarli, a ricostruirli, a cercare sensi. Letti due o tre volte, tra l'altro i testi hanno, a causa del flickering, appunto, tipo diciamo prima, assumono anche, come dire, significati diversi. Quindi leggetelo, ovviamente. Ecco l'ultimo. Leggi l'ultimo, sì. Sentito, fidatevi, quindi fidarsi, sentito. Mi fido delle persone, sbaglio, non dovrei, fanno delle cose orribili, sono talvolta orribili, non mi fido, non dovrei almeno, ma mi fido delle etichette, quello che c'è scritto, il contenuto, gli ingredienti, le percentuali, vi si nota uno scrupolo e si leggono dei numeri, contano, ci si può fidare, le etichette non sono persone, mi fido. Non mi fido dei politici, non ci sono i contenuti, non ci sono i numeri, se non ci sono i numeri si rimane di stucco, uno si gira, resta di stucco. Non ci si dovrebbe fidare, non fidarsi dei politici è qualunquismo, anche fidarsi è qualunquismo. Non mi fido dei qualunquisti, fanno delle cose orribili, non sai. Mi fido della metropolitana, i cartelli dicono dove stai andando, dove sei, sbagliano sul futuro, ma non sempre, sempre in senso temporale, non spaziale. Che vadano in alcuni luoghi e non in altri, è certo, tutto il resto no. Non c'è da fidarsi, meglio non dare appuntamenti, anche perché non c'è da fidarsi delle persone. Come fai a dare appuntamento se non ti fidi? Dei dottori ci si può fidare perché hanno la segretaria, finché hanno la segretaria. Così se l'appuntamento salta ti avvisano, la segretaria ti telefona per tempo, si scusa, ha tutta una cerimonia per queste cose, è cerimoniosa. Poi se l'appuntamento invece è confermato e tu vai in visita, allora no, cambia.
cambia tutto. Una volta che entri devi smettere di fidarti dei medici. Dai medici può succedere di tutto, con o senza barzellette intorno. È pieno di barzellette intorno, su di loro ce n'è un migliaio, tuttavia c'è poco da ridere. Se il medico sbaglia tutto e tu peggiori, lui poi non ti telefona, non ti fa nemmeno telefonare da altri, si scorda, sembra. Anche della memoria non c'è da fidarsi, non solo quella dei medici è fallibilissima, ma i malati pure, i pazienti dimenticano. A questo serve la malattia, come promemoria, a meno che non si trasformi in morte, perché allora non serve più, non serve più a niente, e non serve più niente, non manca niente, uno ha tutto quello che gli serve, niente. Poi pensano a tutti gli altri, fanno loro le telefonate, continuano i discorsi, loro, i tuoi, ti mettono le parole in bocca, ti legano la testa, ti abbandoni, ti fidi. Quando uno è morto, si lascia trasportare. Gli altri pensano ai vari giri, si prendono le incombenze, ma non c'è da fidarsi di loro, lo dicevo. Nemmeno della morte, allora. Non c'è da fidarsi della morte. Se qualcuno ha delle domande, sì, giusto, scusate, io no, se non credo che interventi, poveretti, sono stati aggrediti. Io credo che non una quantità, un sacco di oggettivi di domande. Intanto volevo leggere un romanzo che c'è qua dentro, io l'ho preso come tale, si intitola Maniera, faccio presto, si formano come queste conchie di germi da cui uno può fuggire sparando in insieme. Sembra un ottimo romanzo, questo è presto, insomma. Forse è l'unica davvero prosa presente, come dire, narrazione, no? No, poi ce ne sono molte altre, ma questa è monterossiana, volevo fare i complimenti. No? E gli oggetti non solo si comprano e si vendono, no? Gli oggetti anche si producono. Un po' questa oggettistica mi ha fatto venire in mente un panorama che mi si è un po' scolpito nella memoria, che dalle parti di Verona, dove c'è una grande ditta che fabbrica rovine, che non so bene che cosa siano, credo regali che si fanno alle persone a cui non si vuole bene, si chiama Thun questa ditta, che in tedesco vuol dire fare. E allora ecco, evidentemente gli oggetti si fanno anche. Volevo chiederti, qual è, hai una percentuale, una quantità di rapporto tra oggetti smerciati e oggetti fatti nel tuo libro? Oggetti smerciati e oggetti costruiti invece, qual è il rapporto tra il prelievo e la poi esiste, però più semplicemente, insomma, cioè, che rapporto c'è tra invenzione e riuso? Certo. In questo caso qui gran parte è invenzione, cioè non è materiale preso, riportato, ci sono altri libri, come giustamente ci ricordava Massimiliano, che invece sono, praticamente non c'è quasi una parola mia. E qui invece non c'è quasi una parola che non sia mia, però è articolata in un modo che appunto fa sorgere una domanda come questa. Così. Sì, non dà mai l'insensazione di essere una parola sorgiva, assertiva. Assertiva, esatto. Sempre quasi una sorta di, come mettere in evidenza quella, l'innaturalezza del parlare, del linguaggio, il fatto che noi lo diamo per scontato, che sia una cosa naturale. La scrittura non è una cosa naturale, fondamentalmente. A te. Interventi, domande. Comunque su Thun concordo, si regala una persona che non ci vuole bene. Non scherzo, per carità. È il rumore che fanno quando si rompe. Vabbè, colgo io invece l'occasione per ringraziare anche il direttore di Collana, che è lì e si nasconde, e Michele Zaffarano. E ci vuole un applauso per me. Ma non solo per questo libro, ma per tutta la collana. Questo è il settimo di una collana che trovate tutta sopra e che quindi vi consiglio di sfogliare, perché ce ne sono anche di parecchio più belli di questo. Quindi. Ringraziamo. Ringraziamo. Ringraziamo gli ascoltatori. Ringraziamo tutti e tutti. Sciogliamo la seduta.